hear it all day long. Though I try to do the right thing, it always turns out wrong. Everybody calls me sad sack, including my best gal. I drop my ashes all over her clothes, and I misplace her keys. Then for forgiveness, I send her a rose, and roses always make her sneeze. Achoo! The lamp is so bright, I pull out the plug. Her arms then open to give me a hug. I run to kiss her and trip on the rug. I'm the genuine, original, first edition copy of Sad Sack, Sad Sack. Ringraziamo l'esercito e l'aeronautica degli Stati Uniti, senza la cui collaborazione, profonda comprensione e senso dell'umorismo, questo film non avrebbe mai potuto essere girato. Ehi ragazzi, ci sono un paio di posti qui. Avresti dovuto vederlo. Occhi chiari, guance rose, viso aperto, insospettabile. Il tipo di uomo che vorresti far sposare a tua sorella. L'ultima persona al mondo che avresti mai sospettato di qualcosa. Grazie, amico. Ah, figurati, voi state tornando a Calum, vero? Sì. Vi siete divertiti questi 3 giorni a New Orleans? Scommetto che vi è spiaciuto lasciare quella rossa, eh? Stai sfottendo? No, solo una semplice deduzione, ecco tutto. Nella tua tasca c'è la licenza. E il capello rosso non l'avrà perso stringendoti la mano. Ehi, l'amico ha cervello. Cervello, ottima cosa averne. Io sono Venaslaski e lui è Dolan. Ciao, amico. Ciao, amico, ciao. Bene, che ne direste di divertirci un po'? Ho della roba da leggere qui, roba extra. Davvero? Che cos'è? Sono abbonato alle riviste dell'esercito. Ah. Le piccole armi da fuoco del plotone meccanizzato. Oh, una testa di ponte con l'appoggio dell'aviazione. Credo che questo vi piacerà. Il miglioramento delle condizioni igieniche del campo. Ci sono le figure? Oh, sì, tantissime. Oh, questo è quello che ci vuole, vi piacerà. L'ho imparato a memoria. Armi a lunga gittata con controllo radar. E tu lo sapresti a memoria? Ma certo, vuoi provare a controllare. Imparato a memoria? Sì, certo, tutto a memoria. Allora parlami dell'assemblaggio finale dell'impianto del meccanismo di sparo del cannone a fuoco rapido R2. L'R2. Per completare il meccanismo di sparo del cannone R2, assemblare nell'ordine le parti seguenti. F7B5, T12C4, M6P13A16 e D21. Va bene. Saltiamo un paio di pagine e andiamo all'ultima riga. WS005 con WS006 e il monteggio è terminato, giusto? Giusto. E nel paragrafo seguente si trova un punto molto interessante. Ok, soldato, basta così, hai vinto. Oh, bene. Ma ora, perché non fate un pisolino? Vi sveglierò io a Camp Calhoun. Ecco, perché non vi mettete comodi? Metti i piedi qua. Tu mettiti comodo, ecco, con i piedi in alto. Oh, Dolan. Sì? Non farò rumore girando le pagine. Grazie. Ehi. Mm. Oh, l'ho desiderato un bel latte caldo. Come? Oh, ve lo prendo al bar, il latte caldo concilia il sonno. Ma noi stavamo dormendo. E tu ci hai svegliati. Oh, mi spiace. Ma dato che siete svegli, lo volete un po' di latte? Vogliamo solo un po' di quiete. Biglietti. Caffè.
piede, il piede! Che è successo? Avevi la luce negli occhi. Sono salito lassù per sistemarla. Accidenti a te! Un momento, io volevo solo... E ora stai lì. Ma che ore sono? Un quarto alle sei. Ma credevo che arrivassimo a Calun alle quattro e un quarto. No, ci siamo arrivati, è in orario perfetto. Ci siamo arrivati? Sì. Memphis? Porca miseria, ma perché non ci hai svegliati? Ma pensavo che ce l'aveste ancora con me, ragazzi. E poi dormivate così bene che non ho voluto... Oh, come vorrei... Anch'io, ma è proprietà Memphis, del governo. Andiamo. Siamo fermata a Memphis. Un momento. Aspettate. Un momento. Dica un po', maggiore, come mai questo Bixby è così importante? Oh, non è Bixby in sé, signore. È diciamo, quello che Bixby può rappresentare. Vede, ogni anno nell'esercito vengono arruolati migliaia di Bixby. Tipi che non sono mai al passo e non riescono a seguire l'addestramento. Vede lei stesso che si tratta di un problema serio, vero signore? Oh, sì, certo, non ne dubito. Deve perdonarmi, ma lei è piuttosto diversa dai soliti maggiori. Generale Vanderlip, vorrei portare alla sua conoscenza che posseggo una laurea in scienze sociali. E che quando mi venne offerto questo incarico ero anche consulente capo dell'Istituto per la ricerca psicologica di Manhattan. Non metto in dubbio le sue qualifiche. La ringrazio, signore. E ora, tornando a Bixby. Sigaretta? No, grazie. Come vede, il grafico rappresenta gli ultimi 17 mesi di servizio del soldato Bixby. Una linea discendente continua, come può vedere. E questo perché il soldato semplice Bixby era dapprima nell'artiglieria campale, quindi venne trasferito ai reparti di segnalazione e da lì nuovamente trasferito ad un battaglione corazzato. Naturalmente, quando perse un carro armato, noi decidemmo... Un carro armato? Sì, signore. Un giorno gli venne comandato di mimetizzarne uno e... Non l'abbiamo più ritrovato. E così i carristi l'hanno trasferito alla fanteria. Sì, signore, Fort MacArthur. E a questo punto viene il bello. Qui può notare una netta impennata del grafico. Questo perché il soldato semplice Bixby ha dimostrato un'incredibile attitudine alla meccanica. Signor generale, il soldato Bixby, senza aiuto, è riuscito a rimontare un cannone a fuoco rapido telecomandato anticarro. Ah. Un carro armato perso. E questa caduta improvvisa? Non sapeva che era carico. Ha centrato due camion della spazzatura a Los Angeles a 30 miglia di distanza. Apparentemente questo Bixby è davvero un marmittone. Sì, signore, direi che non ci sono dubbi. Ed ecco il motivo per cui Washington l'ha scelto per questo esperimento psicologico. Signor generale, ci sarà sempre un Bixby. Ma siamo certi che se riusciremo a fare un soldato di un uomo con questi primati, beh, prepareremo la strada per i Bixby di domani. Sì? Sono le informazioni che ha chiesto, signore. La compagnia B del 345esimo battaglione è la meglio addestrata. Secondo il loro comandante, chi ha più attitudine per il comando è il caporale Dolan. Con il suo permesso vorrei parlare a questo caporale. Lo farò chiamare immediatamente, signore. Scusatemi, c'è il maggiore Shelton. Soldato, vieni qui. Cosa vuoi? Oh, io sono il soldato semplice Bixby. Devo presentarmi al maggiore Shelton, c'è? Certo, la troverai là, dopo quella porta. Grazie. La troverò? Certo, lei è in quella stanza. Oh, no, io devo presentarmi al maggiore Shelton. Ho capito. Lei è là dentro. Lei è là dentro. Sì? Soldato Bixby. Oh, soldato Bixby, ma certo, la stavo aspettando, infatti. Oh, grazie. È una lei. Lui ha detto che lei era una lei, ed è proprio vero, accidenti. Soldato Bixby a rapporto, signora. Riposo, soldato, e benvenuto a Camp Calhoun. Oh, molte grazie. Mi scusi tanto, signora, ma non avevo mai visto una donna maggiore prima. West Point? No, soldato, vengo dall'Istituto di Ricerca Psicologica di Manhattan. Oh.
Perché non si siede? Ah, sì, grazie. No, non lì, dall'altra parte. Sa una cosa, lei mi ricorda mia sorella. Anche lei è molto carina. Oh, beh, grazie. Solo che mia sorella non ha tutte... Ha capito? Sì, ho capito. Senta, perché non si mette un po' più comodo? Si sdrai pure. A dir la verità, maggiore, io non sono stanco. Sdrai, soldato, le metto un cuscino. Oh, grazie. Ecco, non va meglio così? Ma ci conosciamo appena, maggiore. Deve sapere che imparare a conoscerci meglio è il motivo per cui sono qui. Vogliamo porgere un saluto personale ai nostri nuovi uomini qui a Camp Calhoun. Fare in modo che ci conoscano bene ed avere la possibilità di conoscerli. È molto carino. Perché non si rilassa? Beh, per dirle la verità, maggiore, lei è una donna e io sono un uomo. E secondo il film di addestramento dell'esercito numero 622... Oh. Voglio soltanto farle qualche domanda. Oh, d'accordo. Sentiamo, soldato Bixby. Le piace l'esercito? Finora è stato piuttosto noioso. No, voglio dire, le piace veramente? Oh, a me piace. A me piace l'esercito. A me piace. A me piace davvero. A me piace l'esercito. L'ha reso felice? No. Perché no? Beh, forse perché ogni volta che mi sistemavo ed ero contento mi trasferivano. E lei crede che ci possa essere qualcosa di personale in questo? Oh, no, 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 al contrario. A dire il vero, sono tutti molto tristi quando me ne vado. Il mio ultimo comandante pianse molto quando partì. E riguardo agli amici, crede di essersi fatto molti amici? Sì, oh, sicuro. Oh, io mi sono fatto un sacco di amici, oh, ma certo, io ho un mucchio di amici, sì, sì. Quanti? Uno. No, è un amico mio, siamo molto uniti, lui è nell'artiglieria campale. Eravamo davvero molto uniti, praticamente dei fratelli. Finché un giorno non gli sparai su un piede accidentalmente e allora le cose si sono un po' raffreddate. Poi c'era il sergente delle segnalazioni. Sì? No, lui mi odia. Pensandoci bene, non è che mi sia fatto moltissimi amici. Probabilmente perché mi hanno sempre trasferito. Jules! Che succede? Perché non avete caricato quel camion? Beh, io gli ho chiesto di sbrigarsi. Non si chiede, si ordina! Quando io ero di leva a Panama non mi sarei... Da quanto tempo sono qui? Tutta la mattina, credo. Tu credi? Un momento. Giorno, sergente. Buongiorno. Non si sente bene? Sembrava un po' giù di corda stamattina alla sveglia. Una sbornia? Non cominciate, capito? Ho chiamato i vostri nomi forte e chiaro e non ho sentito nessuno di voi rispondere. Non ci ha sentito. Beh, te l'avevo detto che ci avevano chiamati. Ma sì, hai ragione, Larry. Hai detto che ci avevano chiamati. Ora me lo ricordo bene, ci scusi. Va bene, signori, va bene, ma uno di questi giorni vi beccherò tutti e due. Soldato Bixby a rapporto, signore. Ciao, amici. Io devo cercare il primo sergente. Bene, l'hai trovato. Perché non ti sei presentato alla sveglia? Oh, vedi, signore, io non devo presentarmi fino a domani. Sono arrivato in treno con loro. Sentito? Un giorno prima. Questo è il genere di uomini che... Sei arrivato in treno con loro? Oh, sì, signore. A che ora? Vediamo. Abbiamo lasciato Memphis alle 6:30. Grazie, figliolo. Avevate ragione, ragazzi. Avrei dovuto urlare. Memphis è a più di 100 chilometri. Saremmo stati puntuali se quel manuale ambulante ci avesse svegliati in tempo. Oh, è stato lui a non svegliarvi in tempo. Bene, ma questo non piacerà alla corte marziale. No, un momento, sergente. Loro non c'entrano. È tutta mia la colpa. Senti, Bixby, non cercare di difenderli. Non ne vale la pena. Venite! Boh! Ah, grazie. Ah! Amici, aspettate. Oh, via, sergente. Ci dia una possibilità. Silenzio! Chi guida questo camion? Ehi! Levate di mezzo questo camion! Bixby, sposta quel camion. Cosa? Sposta il camion! Oh, beh, sergente, non so se sarà... Spostalo! Beh, signore, forse non ha capito. È un ordine! Sì, signore. Sì, sì, signore. Oh, la prego, sergente, ci ascolti. Le stiamo dicendo la verità. Ci eravamo messi d'accordo con quel tizio. Doveva svegliarci a Camp Calhoun. Ah, sì. Ma non l'ha fatto. E quando ci siamo svegliati, eravamo già a Memphis. Ah, quello è un tipo
pericoloso, sergente. Lei deve crederci. Io credo a quello che vedo. A quello che vedo siete voi due. Lavativi. Sergente, noi le assicuriamo. Se vuole può controllare. Chiami le ferrovie. Riusciranno a rintracciare quel controllore. Giusto, gente. Allora, vediamo. Innanzitutto avete contravvenuto ai segreti. No, aspetti un attimo, sergente. Quello si era impegnato a svegliarlo. L'avete fatta grossa al vostro povero, vecchio, stupido sergente. Sarete di servizio per 3 settimane. No, la prego, sergente, lo chieda a Bixby, glielo confermerà. E per aver approfittato in modo vile di una persona innocente come Bixby per coprire le vostre malefatte, servizi extra per almeno altre 3 settimane. Avanti. Forse lei mi saprà dire perché questo affare o gira troppo o non si muove per niente. Lascia che ci pensi io, piccola. Cosa? Forza. Oh, grazie. Figurati. Sai, tesoro, sei troppo carina per fare il meccanico. Ci vuole un uomo accanto. A te, tesoro. Voglio dire, signore. Insomma, a lei. Riposo, caporale. Si sieda. Caporale dovrebbe fare una cosa per me. Si sieda. Non è obbligatorio e può rispondere sì o no a suo piacere. Beh, non vorrei dire di no. Di che si tratta? Riguarda un esperimento che l'esercito sta conducendo. È quasi un lavoro di salvataggio. Trasformare in buoni soldati esseri congenitamente inferiori. Come? Imbranati. Oh. Prendete uno di questi uomini e vedete di riuscire a farne qualcosa. Farò qualunque cosa per l'esercito. Chi è? Bixby. Soldato semplice Meredith Bixby. Bixby! Addio, maggiore. Ci vediamo. Perché? L'ha già incontrato? 2 volte e mi basta per tutta la vita. Caporale Dolan, anch'io ho incontrato il soldato Bixby e credo che potenzialmente sia un bravo soldato. Purtroppo non è mai stato capito. Non è eccessivamente sentimentale, maggiore? Sentimentale? Certo, dopotutto lei è una donna. Caporale Dolan, si dà il caso che sia il mio lavoro valutare le persone. Quando mi venne offerto questo incarico ero consulente capo all'Istituto Ricerche Psicologiche di Manhattan. Ma resta sempre una donna. Torniamo a Meredith Bixby. Naturalmente, se lei crede davvero che sia un caso senza speranza, non mi sognerei di chiederle di accettare l'incarico. Beh, non direi che sia senza speranza. Lui è obbediente ed è pieno di buona volontà. Allora decide di accettare l'incarico? Qualunque cosa per aiutare l'esercito. Magnifico. Grazie, caporale. Ehi, indovina un po' che ci capita qui. Non è contro i regolamenti militari sognare, vero? Chi? Bixby. Il tifone Meredith. L'ho voluto io. Tu l'hai voluto? Stanley, ci è appena toccato il compito più facile in tutto l'esercito degli Stati Uniti. Dovremo insegnare a Bixby ad essere un soldato. Sarà duro come una guerra. Non capisci, è una manna. Se qualcosa va storto, lui si prende la colpa. E se ci fanno lavorare troppo, noi andiamo di filato da quel tesoro di maggiore. Tesoro di maggiore? Oh, Lawrence! Il maggiore è una donna. Stasera, invece di lustrare la jeep del sergente, insegneremo a Bixby come si monta una... Oh, una serata in caserma con quel tizio! Non è detto che sia la caserma, potrebbe essere un posticino con della musica appropriata. Oh. Su, andiamo. Giappone, Corea, Islanda, ma per me niente vale una fresca ragazza tutta americana. È quello che dico sempre. Certo, ogni volta. Oh, Larry, se solo sapessi che sei sincero. Sincero? Oh, piccolo. Un uomo passa la propria vita cercando non sa neppure lui che cosa e un bel giorno si ritrova davanti a 2 occhi profondi e improvvisamente la ricerca è finita. Ha trovato il paradiso. E se l'arma non deve essere usata subito, è della massima importanza che la sicura venga inserita con molta attenzione. Oh, soldato, hai un cerino? Ecco, beh, io non so. No. Ah, ecco qua. Sì, signora, ai vostri ordini. Molto lieto di esserle utile.
Senta, signora, mi stavo chiedendo se vuole ballare con me. Beh, non ci hanno ancora presentati, ma posso fare uno strappo. Ehi, Larry, se c'è qualche problema usciamo dal davanti o dal retro? Dal retro. Grazie. La ringrazio molto. Ma come? Oh, le andrebbe qualcosa da bere? Un martini. Un martini, per favore, grazie. Ehi, Joe. Ma quella non è mia. Così dovevi curare la nonnina malata, vero? Ho usato il privilegio di cambiare opinione. Prenditela con il mio cavaliere, se non ti va. Oh, può riprendersela adesso, l'ho usata solo per pochi minuti. Rubi la mia ragazza e mi prendi in giro, ora vedrai. Non che siano affari miei, ragazzi, ma non che succede? Non sono affari tuoi, è vero. Senti, lui è con noi, non vogliamo che gli capiti nulla. Non gli capiterà nulla, però questo. L'ho imparato sul manuale di judo. Molto spiacente, signorina. Nel manuale di judo. Oh no! Ah! Oh! Che succede? Grazie. Che penso io a questi due? Voi andate laggiù. Conosci la strada per il campo, vero? Oh, basta seguire un automezzo dell'esercito. E ricorda che la tua baracca è la D362. Sì, lo so, D362. Siamo arrivati. Non fare rumore, Puglia, è il sonno leggero. Andiamo. Dorme come un pargoletto. Ehi, ragazzi. Si mette lo smalto sulle unghie dei piedi. Si dipinge i piedi. Avete visto? Forza, a muoversi! Tutto in piedi! Datevi una mossa!
Che fatica. Ben. Ogni mattina che passa è sempre più difficile. Ehi, nuovi arrivi. Devono essere arrivate questa notte. Su, svegliatevi. Oh. Alzarsi, sorelle. Oh. Alzarsi, bellezza e forza, in piedi. Larry, ci sono ragazze nel nostro plotone. Sì, sì, sicuro, ce ne sono migliaia. Non lo sai che l'esercito è diventato una classe mista? No, 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 Larry, no, no, non mi sembra giusto. No, no, non possiamo fare la doccia, la fanno loro. No, no, non possiamo fare la doccia se la fanno loro. Fila, fila, siamo nella baracca delle donne, fila, via, via, via. Cosa? Oh, il capitano Blanc! Cosa c'è? Andiamo, ragazzi, avvisiamo qualcuno. C'erano degli uomini qui dentro. Cosa? Erano proprio dentro la doccia, uomini. Ne sei sicura? Ho due fratelli, so qual è la differenza. Ehi, sergente! Guardi, pantaloni. Qui non c'è nessuno. Nessuno di voi sa come siano entrati quegli uomini qui? Non guardi me, sergente, io sono un'angioletta. Tu non sai niente, Donnelly? Ok, sergente, mi ha beccata. Vede, ero qui tutta sola, seduta per conto mio ieri sera, quando due generali e un colonnello mi hanno chiesto se più tardi sarei stata libera. Non fare la furba! Questi uomini devono essere stati aiutati per entrare qui. Chi è il responsabile? Cos'è questo subbuglio? Tre soldati hanno dormito qui stanotte. Accidenti, sempre quando sono in licenza succede qualcosa. Dove sono? Non lo sappiamo. Devono essersela filata, sergente. Un momento! I pantaloni sono qui. Non possono certo andare in giro in mutande. Devono ancora essere qui attorno. Avanti, guardate in ogni posto che possa essere un nascondiglio. Ehi, forse c'è una possibilità. Spostiamoci con la branda verso la porta. Saremo subito fuori. Bravo, tiriamo giù la coperta. Ehi, sergente, guardi! La ringrazio. È lei la padrona di casa? No! Oh, infatti non pensavo che lo fosse. Sergente, devo chiamare la polizia. Oh, no! Ho un'idea decisamente migliore. Oh. Fila in quell'angolo e vestiti. Signora. Anche tu! Subito! Avanti, muoversi, muoversi! Volete sbrigarvi? Avanti, ragazze, date un'occhiata! Questo dovrebbe essere il sesso forte! Ehi, non fate caso alla biancheria. Io preferisco quello con le ginocchia nodose. Al poligono di tiro si presenti al capitano Ward. Sì, certo. Non credo ai miei occhi. Guardate che belli, sergente. Codone! Alt!
riposo! Sono gli uomini di cui il capitano vi ha parlato. Grazie, sergente, ne avremo cura noi. Voi tre ragazze, fianco d'est. Attenti! Avanti! March! Potevi rivedere, ragazzi. Venite quando volete. Ah, certo, verremo. È stato bello conoscervi. Sono molto... Perché siete rimasti fuori tutta la notte? Sapete che mi preoccupo. Se volevate arruolarvi con loro, perché non avete fatto domanda? Beh, non potevamo farlo, sergente. Secondo le disposizioni del Ministero della Guerra... Silenzio! Sì, signore. Voi cosa avete da dire? Nient'altro che questo, signore. Le tenga come nostro ricordo. Purtroppo io non ce l'ho. Grazie lo stesso. Fidatevi di me. Sergente, io mi assumo tutta la responsabilità di questo sfortunato incidente. 50 flessioni. Sì, signore, grazie, molto indulgente. Un altro. Adesso! Momento. Oh, sì, signore, le vuole adesso, sì. Oh. Signorine, accetto le vostre dimissioni. Ma non sarà la sola cosa che vi capiterà. Sapete di quella comoda missione in Marocco di cui tutti parlano? Noi abbiamo l'ordine di partire, ma voi due potete disfare i bagagli. Perché non partirete? Oh, Elmer, non puoi farci questo. Abbiamo un numero telefonico che scotta. Sì, Casablanca 5499. Due danzatrici con i serpenti, ma sono di ottima famiglia. Porterò loro personalmente le vostre scuse. Ehi, Donald. Sì? Il maggiore Shelton vuole vederti. Ci rimetto l'altra striscia. 41 a 42 a. Avanti. Buongiorno, caporale. Buongiorno, maggiore. Maggiore, prima che parli voglio dirle che quel Bixby è Bixby, uno dei più... Bixby, volevo chiederle di lui. Come va il suo addestramento? Beh, può prendersi quel Bixby e... Vuol dire che non lo sa. Sapere cosa? Dell'addestramento. Oh... Va bene, bene. Ne sono lieta. Stavo appunto preparando il mio rapporto settimanale per Washington su Bixby. C'è qualche evidente progresso che posso menzionare? Beh, ecco, l'ho visto dare una dimostrazione di judo. Ha fatto volare uno della polizia militare. Ah, davvero? Sì, davvero. E così ho capito perché quel ragazzo non smette mai di fare flessioni. Caporale, non puoi immaginare quanto mi ha fatto felice. E lei non sa quanto ha fatto felice me. Qualcosa non va? Sono scarpe regolamentari. Oh, ecco, io ho portato le altre a far risuolare. Oh. Sì. Congratulazioni, caporale. Sta cominciando a dare a Meredith la sensazione personale di essere accettato. È importante. Beh, è senz'altro la cosa più importante al mondo, essere desiderati. Bene, secondo il professor Adler e in un certo modo anche per Freud, il desiderio di essere amati è una delle emozioni umane basilari. Certo, Adler, Freud e Dolan siamo tutti d'accordo. Sì, naturalmente conoscerai il classico esperimento di Zurigo e quello in cui hanno dimostrato che anche i topi reagiscono alle pulsioni affettive. E che vanno ragione. Sa, persino il sergente Polly ha una ragazza che lo ama. Oh, ma certo. Dunque l'affetto, o il desiderio di sentirsi amati, o l'amore, non importa che parola usiamo, hanno tutti lo stesso effetto sull'ego dell'uomo. Oh. A me piace chiamarlo amore. Amore? Oh, sì, amore è una specie di assopigliatutto. Una parola che sembra adatta per, in altre parole, i fattori emotivi generali coinvolti non sembrano essere sopraffatti da... Hai i più begli occhi azzurri di tutta la divisione. Ah, oh, che cos'è? Cosa? Quel suono. L'amore. Fa suonare i campanelli anche per i topi. Ricordi, Zurigo? Questo è il telefono, però. È il maggiore Shelton che parla. Oh, sì, capitano Sanders. Sì? Sì. Ah,
Capisco. Ah, è incredibile. Sì, 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 la ringrazio molto. Eravamo rimasti qui. Si metta sull'attenti. Si metta sull'attenti. Caporale Dolan, sono appena stata informata che lei e il soldato Bixby avete trascorso la notte in una delle baracche femminili. È questa la sua idea di luogo adatto ad insegnare ad un soldato l'uso delle armi? Un momento, maggiore, non conosce Conosco la mia versione la sua della versione storia. Della storia. Ho già incontrato gente come lei. Non ha mai avuto intenzione di aiutare il soldato Bixby, no, vero? Mi ascolti. No, non l'aveva. Ha considerato questo incarico come una specie di opportunità per servirsi di lui, anzi di me no, e di lui. No, se solo mi Basta, lasciasse dire... Basta, l'ho già lasciata fin troppo. Fuori! Sapevo che scherzava. Le ho detto fuori! Vada! Allora fate i bagagli, verrete con noi. Con voi? Te l'avevo detto che è un tipo sentimentale, caro! Non ho potuto farci niente, il maggiore Shelton ha ordinato di farvi imbarcare di corsa, ma che è successo? È innamorata di un tale Freud. Freud? È quel tipo del quartier generale con i mustacchi. Sì, è lui. Quello ha invitato la mia ragazza a un ballo. Prima di partire ci penso io a sistemarlo. Bene! Forza, Larry, vestiti! Avanti! Arrivo. Ehi, ragazzi. Bixby! No! No, non dovevi farlo. Sai che soffro il sollettico, non è leale. Ecco, questi sono per voi. Per te, Steve. Bobby. Eddie, Bill, Ralph, per te Harry, ecco Larry, Stanley. Che cos'è? Ricordo di Camp Calhoun? Ma chi... Sì, è un souvenir, un regalo per la partenza, così non vi sentirete soli laggiù in Africa. Ho sentito dire che là le tempeste di sabbia le ragazze fanno impazzire. Davvero? Oh, mi mancherete di certo, ragazzi, a me piacerebbe molto seguirvi. Sapete, uno si stanca di dover dire arrivederci ogni momento, soprattutto a un amico come te, Larry. Sì, ma senti, no, no, Bixby, no, no, io... No, voglio dire, è la prima volta che vedo da vicino la partenza per una missione. Ed è eccitante come la notte prima di una grande partita. Anche se non ho mai giocato a pallone. Io facevo soltanto il tifo, però una volta mi sono anche rotto una gamba. Ci mancherai molto, amico. Questo è sicuro, ragazzo. Sì. Sai una cosa? Ho promesso a quel manuale in gonnella che avrei insegnato a Bixby come si fa a sparare. E questo è quello che faremo domattina per prima cosa. Che cosa vorresti fare? Tu andresti al poligono di tiro con Bixby? E tu vorresti dargli un fucile che spara delle vere pallottole? Noi non riusciremo a insegnare niente a Bixby. E tu non ce la faresti nemmeno in un anno, mentre tu hai solo un giorno. Noi glielo insegneremo, vivo o morto. Il braccio sinistro qui dentro. Poi con un mezzo giro metti la mano qua sotto. Poi sistema il destro così. Allora. Molto bene. Sei comodo e a tuo agio? Ho detto se sei comodo e a tuo agio. Ti ho chiesto se sei rilassato. Ah, sì, fisicamente lo sono, ma psicologicamente non credo di essere pronto a tirare il grilletto. Oh, beh, dobbiamo proprio tirarlo il grilletto, perché se non lo tiriamo il fucile non farà boom boom. E noi dobbiamo far fare al fucile boom boom. Boom boom. Stan, pronto sul 10? Sono pronto da più di 2 ore. Ok, aprilo. Fa attenzione, eh? Adesso vai. Allora. Fa tutto con calma. Piano piano. Tieni il fiato. No!
Ci sei andato vicino, Meredith. Ah, oh, che bello. Soltanto 7 bersagli più in là. Riproviamoci. Bene, questa volta però terrò gli occhi aperti. Sì, oh, quello ti potrà aiutare. Infila la cinghia ora. Fatto. Apri il caricatore. Attento, spingilo in avanti. Molto bene. Ora appoggialo bene alla spalla. Punta il bersaglio. Punta il bersaglio. Oh, scusami. Punta, 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 punta. Fammi vedere. Ma cosa ci fa qui un fischione dal doppio collare? Dovrebbe essere in Perù di questa stagione. Non mi intendo di pennuti, so solo che non era quello il bersaglio. Apri il caricatore. Soltanto un uomo, Dolan? Sì, signore. L'aspettavamo alle 4. Se non può per quell'ora, sarò lieto di sbrigarmela da solo. No, facciamolo sparare adesso. Mai provato a sparare prima? Oh, no, signore. Riposo. Grazie, signore. Oh, se permette, capitano, signore, vorrei farle notare che ha un filo che le pende da lì. Ecco fatto. Oh, ha visto? Ma è stata cucita male questa manica. Il suo sarto non vale molto, io potrei farle... Non importa. Caporale, venga qui. Devo venire anch'io? No. Aspetterò qui. Dove ha pescato quel tipo? Per sua informazione, signore, il Pentagono è estremamente interessato a quell'uomo. Il Pentagono? Sì. E credo se lei lo istruirà personalmente. Oh, beh, capisco. Si riposi, Dolan. Grazie, capitano. Il capitano esamina Bixby. Tienti pronto a segnare il bersaglio. Il bersaglio? Ma quello non colpirebbe una casa con un obice anche se fosse a 10 passi. Tu marcali, farà centro. Molto bene, soldato. Riposo, cominciamo. Posizione seduta. Forse ti serve questo. Oh, grazie, signore. E non sobbalzare, ricorda. No, signore. Hai mirato il centro del bersaglio? Sì, signore. No! Oh, mi spiace, signore, non è colpa mia. Il governo è stato imbrogliato. Ha speso 10 milioni per un fucile che non rincula. E questo invece rincula. Hai fatto centro? Davvero? Mi faccia vedere. Oh, mi scusi, capitano. Sì, ho fatto centro. Credo che prima non avessi considerato la direzione del vento. Oh. Già, vediamo se è stata solo fortuna. Pronto a spararne un altro? Sì, signore. Oh, capitano, posso andare un po' più avanti? A che scopo? Beh, continuo a cadere su questo. Oh, così va meglio. Va bene. E ricorda, adagio. Oh. Mirato il centro? Sì, signore, mirato in pieno. Fuoco! Oh! Oh? Ragazzi! Questo non l'ho neppure sentito. Ah. Hai rifatto centro. Davvero? Ho fatto ancora centro. Come ho detto, non l'ho neanche sentito. Ho tirato un po'. Fuoco! Pieno centro. Pronto? Fuoco! Centro di nuovo. Pronto? Fuoco! Ancora centro. 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 Ancora centro. Ancora centro. Ancora centro, ora in piedi. Centro. Pieno centro. Ah.
sempre centro. Questo è sparare. Grazie, signore. Ragazzo, sei già abilitato anche senza l'ultimo sparo. Oh, ne sparo ancora un altro. No, non importa, riposati, io controllo il punteggio. Grazie mille, signore. Anche lei se l'è cavata bene. Un giochetto, caporale? Credo sia così per qualunque cosa. Basta solamente esserci tagliati. La ruota posteriore, signore. Sembra il foro di un proiettile. Di un proiettile? E da dove potrebbe essere arrivato? Il poligono di tiro è a circa un chilometro in quella direzione, signore. Ma i bersagli sono in direzione opposta a noi. Avrebbero dovuto sparare all'indietro per colpire questo punto. E infatti, signore. Mi domando se... No, neanche lui potrebbe. Sì, quello mettetelo là. Volevo salutarla, caporale. Arrivederci, maggiore. Vorrei anche ringraziarla. Ha fatto di Meredith un uomo felice. Beh, ho solo mantenuto la mia promessa. Arrivederci, maggiore. Le sono grata, caporale. Anche Washington è soddisfatta. Ne sono lieto per lei. Addio, maggiore. Speriamo che questi gradi diventino color argento. Salve, maggiore. Guardi. Vedo che conosce il mio amico. Oh, sì, molto bene. Il caporale mi ha già detto arrivederci 3 volte. Oh. Ciao, Bixby. È stato bello stare con te. Mi mancherai, figliolo. Glielo dica, tesoro. È maggiore. Dirmi cosa? Beh, lei ha fatto molto più di quanto si sia reso conto. Grazie al suo impegno, Meredith adesso ha la medaglia di tiratore scelto e, cosa più importante, è diventato un vero soldato. Con un solo mese di servizio, sa cosa è riuscito ad ottenere quel ragazzo? Lei vuol dire L'hanno che... riammesso nei ruoli. E in più ha espressamente richiesto di essere assegnato alla sua squadra. Anche lui viene in Africa con noi? Meglio disertare. Insensibile, cinico e glaciale, ma si è dimostrato di buon cuore. Noi ci vedremo in Nord Africa, caporale. Il generale dovrà venire a fare un giro di ispezione. Stan! Stan! Bixby verrà in Africa con noi. Cosa? Marchiamo visita, vieni. Ma no, non è possibile. Sergente, non possiamo venire in Nord Siamo Africa molto con lei. Male. Eh? Sì, sì, ci fa male Anche qui. Anche a me fa molto male. Oh. Forse dovete andare in ospedale. Sì, sì, sì. Salite sull'autobus! Così prendemmo il volo per il Marocco insieme a Bixby. A metà strada sopra l'oceano, Stanley cercò di spingerlo fuori dall'uscita di emergenza. E allora commisi il più grande errore della mia vita. Lo fermai. Allineatevi partendo da me. Mettetevi sull'attenti! Questo sarebbe l'esotico Marocco. Non allarmarti, Stan. Bisognava atterrare da qualche parte. Ehi, sergente, quanto manca ancora? Poche decine di metri e la valigia dovrete portarla voi. I fattorini dell'albergo sono a giocare a polo. E pensare che ho salvato la vita a Bixby, se mai lo avessi Bellezze immaginato io... Bellezze brune dagli occhi a mandorla fanno diventare realtà i sogni delle vostre notti. Riposo. Le cose stanno così. Ci hanno assegnato questa base aerea come unità di fanteria. Qualche domanda? Oh, sì, signore. Vorrei sapere quanto dovremmo stare qui in Marocco. Non lo so, soldato. Sono stati rubati certi ben determinati approvvigionamenti. Resteremo qui finché i furti non cesseranno. Sergente, porti gli uomini alle tende. Sì, signore. Tedi! Bianchi, sinistra! Bene. Avanti, marci! Ce l'hai fatta. 2 permessi e 1 jeep. Accidenti, come ci sai fare? Dobbiamo prendere delle patate a Port Ulaid per la mensa. Come hai fatto?
Ho ricordato al sergente Grimes quella piccola Froilan che gli abbiamo procurato quella volta a Monaco. Quella strega! Stanley, per ogni uomo c'è una donna. Tieni, andiamo. Qualcuno deve pure andare a prendere le patate. Ed eccoci qua, pronti per una notte di follie da passare giocando a ping pong. Un doppio misto. Sbrigati, Bixby! Sì, signore. Muoviti! Voi due vi perdereste a Portulè senza Meredith. Lui parla arabo. Sì, habla happening. Ah, che significa siamo pronti? Si parte. Deposito di patate e ritorno. Sì, signore. Aspettate, gli dirò che siamo in missione militare. Sopiori, colori rara, tora, minò, mustala, malò. Sara, Sara, alle. Vediamo cosa gli ho detto. Oh, l'ho nominato distributore della Paramount per tutto il Nord Africa. Somiteli, malamò. Ciao, arabo. Fermati subito. Cosa succede? Mi sembra che qualcosa non vada nella ruota anteriore sinistra. Scendi a dare un'occhiata. Eh? D'accordo. Ehi, hey, leggi cosa c'è scritto su quell'insegna. 60 danzatrici, 60. 30 ciascuno dovrebbero bastare, credo. La ruota anteriore sinistra non ha niente. Davvero? Oh, senti, perché non stai qui a far la guardia da jeep mentre noi diamo un'occhiata in giro? Troveremo il deposito dovessimo metterci tutta la notte. Non me la fate, lo so io che genere di patate avete intenzione di cercare. Oh! Oh. Qu'est-ce que vous voulez? Cosa? Deve ordinare, monsieur. Oh, grazie. Vorrei un frullato, per favore. Come? Un frullato al latte. C'è in Marocco? Ah, sì, una delizia del Marocco. Delice du Maroc. Oh, oui. Ecco, bravo, sì. Grazie. Avete proprio un bel posticino qui. Grazie. Vedo che c'è tutto quello che dovrebbe esserci. Ah. Est-ce que Monsieur Mustapha est dans son bureau? Oui. Merci. Pardon. Lei è una magnifica donna. È la nostra miglior cantante. Oh, davvero? Forse Monsieur desidera un tavolo. Oh, sì, posso averne uno. Oh, grazie. Mi porta al tavolo quella roba del Marocco. Sì? Sono zitta. Sono appena stata alla compagnia navale. Non hai mandato i soldi per il biglietto come avevi promesso. Ebbene, ho cambiato idea. Sono egoista. A me piace circondarmi di belle cose. Io voglio il denaro che mi spetta di diritto. Ho accettato quell'offerta a Città del Messico. Tu andrai a Città del Messico quando te lo dirò io. Nel frattempo, canta, tesoro. Io troverò il denaro. Da qualcun altro. Lasciala uscire. La bellezza dà spesso a una donna un falso senso di sicurezza. Abdul mi ha detto che è arrivata una compagnia di fanteria americana per sorvegliare le scorte. Quest'arma, quante parti mancano ancora per poterla completare? Gli americani sono arrivati tardi. Questa è l'ultima che ci serve. Bene.
Avvisa lo sceicco Gilali. Digli che siamo pronti a consegnare l'arma che ha ordinato. Sì. Di fregatura. 60 ballerine. 60. Beh, almeno hanno detto la verità sulla loro età. Ehi, che ne è stato del nostro Bixby? La prima notte in una città straniera dove vuoi che sia. In biblioteca, naturalmente. A studiare a memoria qualcosa. Bonsoir, madame et messieurs. Bonsoir, Jacques, Peter, Tom. Et à toi. It's the same. It's the same. It's the same for us. It's exactly the thrill on a hill in Brazil that it is in a cove in Dover. It's the same. It's the same. It's the same. It's the same. For a dame all the world is clover. For the thing that you seek in Tahiti or Rome, it's the same thing you seek on the Balfour Chateau. Let his hair be straight or curl. It's the same all over the world. It's the same the whole world over. Things you thought you would learn from Pierre and Antoine seems you'd already learned thanks to Dame, Dick and Jean. Let his hair be straight off, girls. It's the same all over the world. Con la primavera, i fiori, gli uccelli e il mare. Sotto il chiaro di luna, la mano nella mano. Oh. Con la musica e il ballo. Chi è? Ah, salve, lei non è la piccola Rosie che lavorava nella drogheria di suo padre a Scranton in Pennsylvania? È un nuovo tipo di approccio. È lei o no? Perché se lo è vorrei offrirle uno di quei meravigliosi frullati con quella roba da bere. Vuole dire che esiste davvero una Rosie in Pennsylvania? Oh certo, era una ragazzetta magrolina e accipicchia, sono contento che sia diventata così. Non le sembro troppo magra. Oh no, accidenti, direi che è proprio giusta. Sì, berrò qualcosa con lei. Oh.
Est-ce qu'il vous ennuie? Non, il m'ennuie pas, il est gentil. Un gentilly? Oui. Qui. Oh, eccoci qua. Grazie. Benvenuta. Cameriere, un altro paio di queste piacevoli frullate del Marocco, per oui, favore. Monsieur. E porti anche un tavolo un po' più grande. Oui, monsieur. E mi spieghi, com'è che le ricordo quella ragazzina, Rosie? Oh, beh, perché vi assomigliate molto e siete molto simpatiche. E poi un uomo non verrebbe mai in mente di importunarvi. E forse sarete anche delle meravigliose madri, quando vi sposerete, certo. Invidio la signorina Rosie. Ah, sì, va bene. Senta, le va di ballare? Sì, stanotte sarò Rosie. Oh, bene, si balla. Ah! Bene, questo locale sembra che sia un po' più animato. Forse faremmo meglio a cercare Bixby, no? Potrebbe trovarsi nei guai. Senti, sediamoci qui e non preoccupiamoci per un paio d'ore. Due di qualsiasi cosa. Oui, monsieur. Che bomba! Guarda un po' là. Una pupa non dovrebbe avere tutta quella roba. È illegale. Certi tizi hanno tutte le fortune. Stan, sbaglio o quel tizio è il nostro caro amico del cuore? Voglio presentarti i miei amici. Aspetta, mi fa piacere conoscerli, ma prima voglio cambiarmi. Oh, d'accordo. Questo è per avermi fatto sentire come Rosie. Grazie. Allora, vediamo. Io ho... mi scusi. 72,50 alla First National Bank di Scranton. E poi... $37... che lo zio Herman mi lasciò. E se poi incasso i buoni di risparmio, saranno sufficienti. Sufficienti per cosa? Beh, per Zita le presterò il denaro. Così lei potrà far ritorno a Città del Messico. Oh, senti, Bixby, non per metterti in guardia sulle ragazze, ma non è prudente prestare denaro a sconosciuti. Sconosciuti? Lei non è una sconosciuta, la sposerò. Cosa farai tu? Io la sposerò. Ora ascolta, Bixby. No, siamo fidanzati e credo che potrei già darle questo dono come pegno del mio amore. Dopodiché, mi resta soltanto da sapere se Zita è il nome o il cognome. Per i documenti a Scranton. Ci vediamo dopo, amici. È meglio trovare una soluzione. Direi di lasciar perdere. Quel ragazzo è un pericolo ambulante. Non capisci. Non amo vedere nessuno incastrato, neanche Bixby. Tu vai a prendere le patate, Stan, e poi con Bixby torna alla base. E tu che cosa farai? Risolverò la situazione. E sai, mi potrei anche divertire. Ok, ok. È tutto a posto, tesoro. Zita si sarà un bambino. E Meredith? Oh. 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 Ah, che festoso scampanio. Fresco e pimpante, Larry. Oh, Larry. Ehi, hey, Larry, la tua squadra è di guardia oggi. Larry! Poli ha fatto il contrappello? Uh-huh. Ehi, dove hai passato tutta la notte, Valentino? Dove sei stato tutta la notte? Beh, ho fatto una piccola ricerca per l'istituto Fate Bene Fratelli e Fate Bene Sorelle. Hai buoni gusti, ragazzo. Grazie. Buoni gusti per cosa? Per le pupe. Questo è tuo, Bixby. Verso le due... Ascolta, ti avrebbe spillato fino all'ultimo centesimo. Non è fatta né per Scranton né per te. Ehi, ascolta, Bixby. L'ho scioccato, ma dovevo. Povero ragazzo, è stato un brutto colpo. Già. Boom! Dimmi tutto. Non fare lo stupido, non è successo nulla. Non scherzare. Ti sembra che stia scherzando? Ma come hai fatto a fartelo restituire? Ho inventato la storia che Bixby aveva cambiato idea. Lei è scoppiata in lacrime e me lo ha restituito. Non ci crederai, ma le piace davvero il ragazzo. Allora cosa hai fatto tutta la notte? L'autostop per tornare al campo. 3 carri con i buoi, 2 asinelli e un cammello che si fermava ogni 3 passi.
E adesso finalmente potrò riposare un po'. In piedi, bello. Oggi giochiamo ai soldati e tu sarai caporale di giornata. Andiamo! Un normale essere umano avrebbe avuto una normale reazione umana. Per esempio, uccidersi. Ma Bixby no. Volle fare qualcosa di più drastico. Al capo di Stato Maggiore dell'Esercito degli Stati Uniti, Washington, con la presente desidero informarla che il sottoscritto si congederà senza permesso ufficiale. Post-scriptum, non lo dica al presidente, ha già abbastanza guai per conto suo. Ehi, americano, fuori, arrivati. Oh. Grazie. Ah, grazie. Non c'è nessuno. Ah. Attenzione! Oh! Che cosa vuoi? Cercavo Mademoiselle Zita. E perché vuoi vedere Mademoiselle Zita? Volevo solo ridarle il mio pegno d'amore. Ah, lasciala andare. Ah. Glielo darò io. Ah, la ringrazio molto. Le dia il mio pegno d'amore e le dica che sono stato qui, le spiace. Le dica anche che mi sono arruolato nella legione straniera. Squadra suicida. Ehi, la boate. Oh, la boate. Oh, mi scusi, mi portavo via la sua boate. Oh, i respingenti L-47. Sembra quasi che stiate montando il cannone R2. Ehi. Oh, ma io ve l'ho data la boate. Sono solo residuati di guerra. Vede, amico mio, io ho un figlio, ha solo 6 anni, ma è molto intelligente. E gli piace pasticciare con questi aggeggi meccanici. Oh, è molto bello. Ma spero che suo figlio sia un genio, perché ci sono pochissimi specialisti in tutto l'esercito che sanno assemblare l'R2. Pochissimi? Oh, beh, sì. E sono tutti quanti in America. Tutti in America? Sì, tutti tranne me. E io sono qui. Lei sarebbe in grado di montare il cannone R2. Oh, sicuro. Oh, sì. Io lo posso montare. Anche se è molto, molto, molto complicato. Se permette, le faccio vedere. Ecco, ci sono molti elementi in gioco. Come ad esempio il tubo 209. Si inserisce abbastanza facilmente, ma non tutti sanno che va girato a destra. Se non lo sistema nel modo corretto, può far scoppiare tutto. E ci sono centinaia di manovre come queste che è indispensabile conoscere. Bene, grazie di tutto. Eccellente, ha superato il test. Ah sì, non lo sapevo, quale test? Il test del massimo coraggio. Signore, lei si trova nel quartier generale del servizio segreto della legione straniera. Se vuole arruolarsi, può farlo immediatamente. Grazie, ma non sapevo esistesse un servizio segreto. Oh, questo perché vogliamo tutti tenerlo segreto. Oh, ma io non lo dirò a nessuno, parola d'onore. Le presento il colonnello Dubois e il piacere. Suo staff. Ah, come sta? Il maggiore André. Ah, il sergente molto lieto di conoscerla. Andiamo. Cos'è? Le affidiamo subito il suo primo incarico. Andrà in un'oasi e a 2 giorni di cammello. Là potrà montare il cannone. Oh, potrà montare il cannone. Per suo figlio? Sì, per mio figlio. Oh. Lei adesso è dei nostri, capitano. Sono capitano. Andiamo. Ah, colonnello. Oh, maggiore. Grazie. Ah, sergente. Non dimentichiamo il grado. Sergente, capitano. Pazienza, angelo mio. Cercheremo di non perderlo.
Ehi, Dolan, la cantante del Cammello Rosa mi ha chiesto di portartelo. Ah, e cosa ci faceva al Cammello Rosa, sergente? Quello che facevate voi. Cercavo il deposito delle patate. È un biglietto di zita, dice che la vita di Bixby è in pericolo. Beh, finalmente. Che ne dici di un tiro a ping pong? Senti qui. Avvertire la polizia significherebbe la morte per Meredith, ma tre persone viaggiando al riparo di notte avrebbero una possibilità di salvarlo. Andiamo. Andiamo dove? No, Stanley. Prima elenchiamo le ragioni per cui non dovremmo andare. E poi partiamo. Ma, aspetta! Così il minimo che possa accadere è che ci ammazzi. Sergente! Sì, capitano. Il cacciavite. Pinze. Per favore, posso ucciderlo ora? Non finché non abbia completato il montaggio. Il potere gli ha dato alla testa. Ho scordato di salutarlo e mi ha punito con 50 flessioni. Lo so, piccolo mio. Bene, ecco fatto. Ho finito. Adesso? Adesso. Accidenti. Qualcosa non va? Già. Queste dovevano far alzare la bocca. Devo aver scambiato uno di questi collegamenti. Sergente. Sì, capitano. Mi dia... Dov'è il pugnale? Perché non si trova al suo posto? Lei ha sempre l'uniforme in disordine. Altre 50 flessioni, forza, a terra. È molto simpatico, ma ha bisogno di disciplina. Un messaggio dello sceicco Gilali. PS005 con PS006. E il montaggio è terminato. Bene, sei a posto, tesoro. Quando vuoi, fuoco! Non è ora, è pronto. Lo posso ammazzare adesso? Perché no? Ah, bene, mille grazie. No, no, aspetta. Gilali vuole una dimostrazione. Chi gli spiegherà il funzionamento di quella roba? Un morto? Allora... Non fare così, piccolo mio, non piangere. Signor Bixby stasera cenerà con noi. E domani potrai ucciderlo. Domani, domani, domani. La cena dovrà essere una delizia da mille e una notte. So che l'ultima cena è una tradizione nel paese di Bixby. Vai e comunica l'invito al signor Bixby. No! Oh! Salve, io credo che siamo in grossi guai. Questo cannone non sarà pronto prima di un paio di mesi. Vabbè, che importanza? Non ha fame? La cena è quasi pronta. Oh, no, la ringrazio molto, ma non ho fame. Lo so. Lei non vuole mangiare con me perché... perché io non le piaccio per niente, oh, giusto? Oh, no, no, non è affatto così, anzi, al contrario. Io la trovo simpaticissimo. Davvero? Oh, sì, e credo anche che la storia dei gradi sia una sciocchezza. Sergente, capitano, dovremmo essere tutti uguali. Vuole che faccia io qualche flessione? No, no, a me piacciono le flessioni. Rinforzano i polsi. Ora le faccio vedere. Guardi. Si prepari per la cena. Beh, ma non ho molto appetito, davvero. Lei si no, guardi, le assicuro, non ho molta fame. Thank you.
Sono contento di vedervi, domani mattina mi uccideranno. Non è il momento per le buone notizie, squagliamoci. Certo, muoviamoci. Non possiamo, ho finito di montare l'R2, è pronto per sparare. Sei riuscito a montarlo in 2 giorni? Sai che lo conosci a memoria. Bene, allora ci porteremo via l'R2. Aspettaci ai cammelli, se non ci vedi fra 10 minuti corri a Port Late, d'accordo? Allora, facciamo in fretta e in silenzio. Non usatele se non occorre, eh? Sono buoni, cosa sono? Hanno un gusto appetitoso. Oh, sono occhi di capra ripieni, li hanno preparati per cena. Dov'è il cannone? Noi siamo qui. A 100 metri in quella direzione c'è un piccolo palmetto e proprio là c'è il cannone. Ho capito. Tenete 20 metri di distanza e seguitemi. State bassi e fate attenzione alle sentinelle. Deve vivere fino a domani. Ma sta andando verso il cannone. Seguiamolo. No, state girando in cerchio, ragazzi. Seguitemi, vi faccio strada io. Ci sono problemi. Un paio di guardie. Non preoccupatevi. Mi conoscono, ci penso io. Ah, sei tu. Dove eri finito? Te, Larry. Io credevo che voi foste con me. Ho continuato a parlare e credevo che io... Che avete alle mani? Non c'è niente da preoccuparsi, perché io credo che ci abbiano preso. Avanti. Meredith! Meredith! Ecco la chiave! Oh, zitta! Riesci a prenderla, Larry? Non riesco nemmeno a muovermi. Aspetta. Lascia che provi io. Meglio provare così. Oh. No, Larry, così non va. No. No, torniamo come prima. Aspetta. Larry, gira sul tuo fianco destro. Sul fianco destro, sì. Larry. Così dicevi. Larry. Così non va bene, Larry. Larry, mi manca il fiato. Beh, allora io... Se mi allungo, credo di poterla prendere io. Va bene, prova. Ecco. Ecco, ci sono quasi. Ecco, ce l'ho. No, aspetta. Dai, aspetta, dai, forza. Ten. Quasi ci sono, su. Aspetta, no. Aspetta, Stan. Ancora un po'. Non riesco a spingerti più in là. Stan, Larry, aspettate. No, aspettate. No, così non va bene. Avanti, prova tu. Non lasciate. Vedi se puoi farcela. Ci provo io. Devo solo liberarmi un po'. Sì, dagli più catena. Sì. Avanti. Ancora un po', per forza, Bix. Spostati un po' in avanti, Larry. Stan un po' in avanti.
Ci sei, Vix? Vix, vai! Allora, ci sei? Dai, Bixby, coraggio! Bravo, ragazzo! Presa! Adesso persa. Oh, no! Idiota! Oh. Non ho fatto apposta. Forse se provassimo a tirare questo... è aperto. Un momento. Ecco, così. Avanti, togli queste. Aspetta. Ecco, andava così. Non sparare! E che ci devo fare con questo? Mollalo! Mollato. Ah, ce ne sono altri quattro là fuori. Vieni con me, Bix. Larry, dammi una mano. Che vuoi fare? Togliamogli i vestiti. Le pulci? Le pulci! Ah! Oh! Andate via, pulci! Ah! Oh! Andate via! Ah! Oh! Sono tutti... Oh! Altri tre! Andiamo, Stanley! Aspettate! Dan, Larry! Oh! Aspettate! Oh, per favore, aprite! No, apriamo! Bastardo! Aprite! Fermi, fermi! Scopriamolo e agganciamolo al cannone! Aiuto! Oh, zitta, nei guai! Confessa che hai portato qui tu gli americani! Confessa! Questo cameriere ti ha vista! Sei anche andata alla polizia? Parla! Vuoi deciderti a parlare? Altratore, svelti, svelti! Americani fuggiti! Non puoi farle la somma, appena sarai sceso farai altre 50 flessioni. C'est le bout que nous cherchons. Attaquons. Al passo, al passo. Ma che bel gruppo. Camminate, forte, grassi, volte per morire. Al passo, al passo. Ti ucciderò, maiale, ti ucciderò. Mi rende sconcetto, sai, c'è una signora qui. Ti odio. Cerca di muoverti e fai silenzio, questa pancia gialla. Buongiorno, generale. La cattura di Ali Mustafa e dei suoi rinnegati sarà lieta notizia per il mio popolo. Da 2 anni a questa parte quei fuorilegge hanno impegnato il mio migliore reggimento.
Quei tre da soli hanno compiuto una magnifica impresa. Grazie, ma devono ancora giustificare la loro assenza senza permesso. Eccoli. Tutta la compagnia sull'attenti. Compagnia, attenti. Oh, è solo un piccolo taglietto, un graffio da nulla. Ecco, tieni il dito sull'arteria e non preoccuparti, il corpo umano ha 7 litri di sangue. Ora lasciamelo uccidere, ti aiuterò più tardi. Mi spiace, signore, ma la gomma del mio tacco si è sciolta e si è attaccata all'acceleratore. In un modo o nell'altro sapevo che ci doveva essere una spiegazione logica. Mi ricordo di te quando ero comandante a Camp Calhoun. Ah, sì. E adesso possiamo continuare con la cerimonia? Oh, sì, cioè, sì, signore. Mi spiace, sapete cos'è successo? Oh. Andiamo. Caporale Dolan, soldato Venaslaski, soldato Bixby. Conferendovi la città della Legione d'Onore, rendiamo onore a un magnifico atto di coraggio di 3 uomini appartenenti all'esercito americano. Pertanto a voi, caporale Dolan, soldato Venaslaski, e a voi, soldato Bixby, va tutta la nostra gratitudine. Grazie alla vostra freddezza, alla vostra audacia, alla vostra intelligenza, è stato compiuto un atto di valore che contribuisce grandemente alla nostra causa. Così i francesi ci diedero una medaglia e un bacio. Poi fummo pronti per la polizia militare e loro non ci baciarono. Svelto, andiamo, è troppo affettuoso. Anche tu, maggiore. Già, non potevi mancare al sacrificio. Perché hanno dovuto sprecare un meraviglioso corpo per farne un consulente capo dell'Istituto Ricerche Psicologiche di Manhattan? E perché io... Cosa te ne sembra, Larry? Una medaglia, non è fantastico? Anch'io ce l'ho uguale. Stanley, congratulazioni, anche tu hai una medaglia come me, non è meraviglioso? Larry, senti, Larry, senti una cosa, Larry. La democrazia è meravigliosa. Loro signori vogliono avere la cortesia di seguirmi? Maggiore, mi scusi, per favore, non vorrei interrompere, ma vuole essere così gentile da dirmi cosa è successo a Zita? Oh, è partita da Portulate questa mattina. Oh, per Città del Messico, vero? No, per Scranton. Oh, Scranton. Scranton? Ma è dove abito io? È la mia città natale! No! Ehi, aspetta! Non sai che il fucile non si porta così? Secondo il manuale dell'esercito, il fucile si deve... Esiste soltanto un uomo che può averlo fatto. Le mie scuse, signori. I'm the genuine original first edition copy of Sam.